La NBA narra le gesta di leggende del basket, leggende che spesso si sono unite, volutamente o meno, per formare quelli che noi chiamiamo volgarmente i Big Three. Di Big Three ne è piena la storia di questo giochino, ma nessuno fino ad ora li ha fatti scontrare uno contro l'altro sul campo da gioco. È giunto il momento. Benvenuti al Big Three Clash. Signori e signore, buongiorno e benvenuti al campetto. Qui è il secondo quarto di finale del Big Three Clash Tournament targato NBA Revival Zone. I Los Angeles Lakers di Kobe, Shaq e Fisher contro gli Utah Jazz di Stockton Malone e Jeff Hornacek. Abbiamo già una prima squadra in semifinale e sono sempre i Lakers, ma dello Showtime: Magic, Kareem e Worry. Direi di partire subito con questo secondo quarto di finale molto 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 interessante, più di quello che i nomi potrebbero dire. E quindi via! Si parte più veloci che mai, ragazzi. Spalti sempre pieni, come al solito, gente che applaude. Tanti vestiti di verde, si vede che sono contro i Lakers di Kobe e Shaq, altrimenti non si spiegherebbe. Palla Stockton che è stato il man of the match dell'ottavo di finale vinto contro i Boston Celtics di Bill Russell, John Havlicek e Sam Jones. I Lakers che invece hanno dominato il loro ottavo di finale contro Jordan, Pippen e Rodman. Sì ragazzi, dominato contro Jordan, Pippen e Rodman. Qua Shaq salta, Malone con il primo punto della partita. Utah Jazz 1, Los Angeles Lakers 0. Occhio perché Carmelo c'ha il dente avvelenato contro i Lakers. Ha il dente avvelenato Carmelo contro i Lakers. Quindi non diamo per scontato il dominio fisico di Shaquille O'Neal, perché Malone è più basso, sì, qua Shaq lo stoppa da dietro. Malone è più basso, sì, però ragazzi, fisico ce l'ha, eh. Muscoli, quelli non gli sono mai mancati. Palla Jeff Hornacek. Si cerca John Stockton che passa in mezzo alle maglie, alle fitte maglie giallo-viola, che oggi però sono nere. Poi va Karl Malone, ancora John Stockton, arriva il ferro John Stockton. 2-0 Utah Jazz. 2-0 Utah Jazz, che ribadisco non hanno vinto niente a livello di NBA, però magari vinceranno questo Big Three Clash Tournament. Chi lo sa. Shaq esce dal blocco, arriva all'appoggio al ferro, primo canestro per Shaquille O'Neal, The Diesel. Oh, mamma mia ragazzi, sto raffreddore mi sta ammazzando, però andiamo avanti, imperterriti, con John Stockton che punta Derek Fisher, vede Karl Malone, ancora Malone, forse passi, ma gli arbitri non ci sono e quindi chi se ne frega, ancora Jeff Hornacek, ancora Karl Malone, altra stoppata di Shaq che poi va anche a canestro, due pari. Shaquille O'Neal domina, però qua si fa, vabbè ragazzi, ok, Shaq va bene, Prime Shaq, signori, Prime Shaq, eccovelo qua, già tre stoppate per lui, due punti, tre stoppate e qualche rimbalzo per Shaquille O'Neal. La palla però è di Utah, che era partita forte, si è un po' arenata, si cerca Karl Malone, che attacca ancora, spalla canestro, non salta Shaquille O'Neal, Stockton non tira, ancora palla fuori per Malone, Malone attacca, prova ad attaccare fronte a canestro, ma Shaq non si fa saltare, ancora Stockton, ancora Malone che attacca e altra stoppata, anzi no, fallo di Shaquille O'Neal su Karl Malone. Siamo ancora due pari, partita tosta ragazzi, partita dura, lele, durissima. Si va da Stockton che salta Derek Fisher, sbaglia però, rimbalzo Shaq, allarga per Kobe, ancora Kobe, può attaccare Jeff Hornacek,
Si va però da Shaq e qua subisce Shaq la stoppata di Carmalone che poi dal midrange. Solo rete, tiro dal midrange classico di Carmalone, 3-2 per Utah. 3-2 per gli Utah Jazz. Va Kobe, spalla a canestro, Jeff Hornacek larga per Derek Fisher, ancora Kobe, ancora Fisher. Ancora Fisher cerca una palla troppo complicata. La palla esce però per fortuna dei Lakers. Si riparte da metà campo con Carmalone che offre il pallone a Shaquille O'Neal. Col piedone va Shaq a cercare Derek Fisher. Nessun movimento off the ball. Quello che invece, eccolo qua, arriva il movimento off the ball. Blocco di Shaq per Kobe che esce. Può attaccare Jeff Hornacek. Io lo attaccherei, Kobe. Io lo attaccherei, dopo vedi tu, ma io lo attaccherei. Va Kobe, fade away di Kobe Bryant che sbaglia, altro rimbalzo di Carmalone. Kobe si sta accontentando un po' troppo e altra stoppata di Shaq. Vabbè, e intimidisce poi Carmalone che non demorde. 3-2 ancora, punteggio inchiodato, partita estremamente dura qua. Arriva al ferro Jeff Hornacek. E c'è il 4-2 per gli Utah Jazz, che tornano due punti avanti nel punteggio. Ancora Kobe, per Shaquille O'Neal, passo e tiro, sbaglia, Carmalone a rimbalzo, esce dall'area, può attaccare di nuovo Shaq. Vediamo se lo attacca, attende John Stockton, attacca John Stockton, Derek Fisher, 5-2 per i marpioni di Utah. Attenzione, potrebbe essere un clamoroso upset questo. 5-2 per i marpioni dei Jazz. Mentre Shaq guadagna spazio sotto canestro e appoggia. 5-3. Avete visto come ha guadagnato spazio sotto canestro Shaq contro Carmalone. E Carmalone non è piccolo, cioè non è piccolissimo. Ed è pure decisamente muscoloso, signori. Mamma mia. Shaquille O'Neal, la strapotenza di Shaquille O'Neal. O lo strapotere, decidete voi. Ancora, Jeff Hornacek esce, finta di tiro, Kobe gli lascia spazio, poi si cerca ancora Carmalone. Malone, attenzione, Malone contro Kobe rischia la palla persa come nelle finali del 98 e poi sbaglia da sotto canestro. 5-3 ancora per Utah, serve un canestro per i Lakers, esce Shaq dal blocco di Kobe. E vabbè... Ancora Shaq sotto canestro, infermabile, 5-4, i Lakers raggiungono Utah, 5-4, va Carmalone, non riesce a saltare Shaquille O'Neal, poi la palla va a John Stockton, si allarga Jeff Hornacek, Stockton, la palla larga per Hornacek, ancora John Stockton contro Derek Fisher, John Stockton non attacca, rimangono tutti fermi. Poi attacca Stockton e sbaglia però, incredibile errore di John Stockton, rimbalzo di Shaq, che attenta alla tripla doppia ragazzi, punti, rimbalzi e stoppate. Il postino recapita gentilmente questa stoppata ai danni di Shaquille O'Neal. Ragazzi, ve l'ho detto, dente avvelenato per il postino, dente avvelenato. Si va da Kobe, palla fuori. Piede fuori dal campo di Kobe Bryant. Pessima partita del Mamba fino a questo momento. Utah Jazz hanno l'occasione di andare di nuovo sul più 2 con John Stockton, che può attaccare Fisher. Si cerca Malone. Va di potenza Malone. Ma Shaq stoppa ancora col recupero. 5 pari. Il dominio imbarazzante di Shaquille O'Neal. Ancora John Stockton. Palla sotto per Carmalone. Altro tiro e altra stoppata di Shaquille O'Neal. Poi Stockton prova ad attaccare di nuovo da Malone. Ancora John Stockton. Ancora Carmalone. Del resto Stockton to Malone. Altra e mezza stoppata di Shaq. Non si passa. Non si passa. Scusate per la tosse signori, ma purtroppo questo è il periodo. Mentre Kobe prova un canestro impossibile, Shaq a rimbalzo e schiaccia di potenza. 6-5 Lakers. Utah ci ha creduto, ma adesso Shaq sta diventando ingiocabile, signori. Sta diventando totalmente ingiocabile. Ancora Carmalone. Carl Malone. Poi Stockton.
Stockton attacca Fisher. No, cerca Malone ancora in post. Di sinistra, Karl Malone. Rimbalzo di Fisher. I Lakers hanno la possibilità di andare avanti di due nel punteggio e ci vanno, perché il backdoor di Shaq, premiato dall'assist al bacio di Derek Fisher, Karl Malone si fa turlupinare alle spalle. Ed ora Utah è in difficoltà. I Jazz sono in difficoltà. Urge un canestro. Certo, se si cerca sempre Malone contro Shaq, ragazzi, cioè, oggi va così, cioè, potete anche riprovarci, vai, John, ridalla a Carl. No, finalmente cambiano un attimino. La palla esce. Possesso per gli Utah Jazz. Voglio vedere il numero di stoppate di Shaq, signori. Voglio vedere le stoppate di Shaquille O'Neal. Va Jeff Hornacek. Ancora. Palleggia. Si allarga per John Stockton. Partita infinita questa. Altra stoppata di Shaq. Vabbè, ragazzi. Va bene. 24 secondi, che poi in realtà sono 40. Un'infrazione di 40 secondi degli Utah Jazz. Pazzesco Shaquille O'Neal. Può veramente andare in doppia-doppia, punti e stoppate. No. Ah, ecco. Questo sarebbe stato veramente troppo. Ancora Karl Malone. Allarga per Stockton. Stockton per Jeff Hornacek. Ancora Hornacek. Ancora Stockton. Partita lenta. Mancano 3 punti ai Lakers per chiuderla. Ancora Malone. Arriva al ferro rimbalzo di Shaq, ragazzi. Non si tira. Carl, te lo devo dire un'altra volta, Carl. Porca miseria. Carl, ti sta umiliando. 8 a 5. Non ricordo canestri dei Lakers che non siano stati fatti da Shaq. Forse uno di Fisher su una stoppata di Shaquille O'Neal. Uno di Fisher. Qua non stoppa Shaq semplicemente perché salta dietro al canestro. Se no avrebbe stoppato anche questa. 8 a 6. 8 a 6. Si va da Fisher. Io andrei da Shaq, ragazzi. Non so voi, ma io andrei da Shaq. Kobe, non fare il... Vabbè, dai. Stavolta puoi farlo. Infatti, segni. 9 a 6. Match point per i Lakers in questo secondo quarto di finale. Karl Malone prova ancora ad attaccare. La dà a Stockton. Vediamo se ancora provano a far attaccare Karl Malone. E niente, ragazzi. Niente, non ce la fanno. Stockton to Malone, to stoppata di Shaq. Ormai è così. Palla Bryant, match point per i Lakers. Bryant salta Jeff Hornacek. Easy. I Los Angeles Lakers di Kobe, Shaq e Fisher passano anche questo turno con una prestazione mostruosa, mostruosa di Shaquille O'Neal. 3 su 16. 3 su 16 di Karl Malone. 3 su 16. Molto bene. Shaquille O'Neal, 7 punti, 5 rimbalzi, 8 stoppate. Mostruosamente dominante Shaquille O'Neal. E i Los Angeles Lakers passano il turno. E se la vedranno, signori, coi vincenti... Anzi no, se la vedranno con gli altri Lakers che hanno già passato il turno in semifinale, quindi sfida totally giallo-viola tra Magic, Kareem e Worry e Kobe, Shaq e Fisher. Signori, anche per oggi è finita. Noi ci vediamo tra qualche giorno per il quarto di finale numero 3 tra LeBron, Wade, Bosh e West, Chamberlain e Baylor. Vediamo se anche in questo caso i Lakers passeranno il turno oppure se i Big 3 di Miami faranno lo scalpo. Signori, buona giornata. Il Franz.